Ciao, sono Luca Franchi, il dottore delle piante. In questo video ti parlerò di questa bellissima pianta che è il tronchetto della felicità, che è molto comune in tutti i nostri appartamenti e che spesso viene regalata, viene donata quando si va a trovare la gente, quando si va a portare un dono. E però poi dopo averla tenuta qualche anno nelle nostre abitazioni, diventa ingestibile perché cresce e che cosa fa? Va molto in alto. E dopo la gente che spesso se ne vuole sbarazzare. Ma niente di più sbagliato, perché con una corretta potatura queste piante possono essere tranquillamente gestite all'interno dei nostri appartamenti. E adesso ti spiego cosa fare. Prima di addentrarci praticamente nel video, vi voglio invitare a iscrivervi al nostro canale YouTube, Il Dottore delle Piante, e a selezionare la campanellina in modo da essere sempre informati sui nostri prossimi video. Abbiamo già detto che il tronchetto della felicità è una classica pianta d'appartamento che viene spesso regalata a molti di noi ed è molto comune nelle nostre abitazioni. La cosa interessante del tronchetto della felicità è una pianta che si adegua benissimo agli ambienti interni e quindi riesce a svilupparsi e a crescere vigorosa tranquillamente e che non necessita di pochissima manutenzione e gestione. Quindi una pianta vigorosa e resistente. L'unico problema è che durante il periodo invernale deve rimanere in ambienti interni. La pianta ha questo asse centrale da cui dopo una potatura nascono questi 3-4 assi figli al quali poi nascono successivamente dei germogli che danno origine poi all'apparato fogliare. Adesso state vedendo una pianta che è stata recuperata qualche anno fa, che ho potato io, con una potatura di ringiovanimento e qui si può vedere benissimo il taglio. Quindi praticamente la pianta cresceva, questa è la pianta che è quando è stata donata, quando è stata comprata, questi sono gli assi vegetativi che partivano e poi questi qui si allungavano in alto e davano origine a dei germogli. Quindi praticamente noi avevamo una pianta che era molto in alto. Io che cosa ho fatto? Ho tagliato semplicemente a una certa altezza i germogli stessi con questa potatura di ringiovanimento. Ok? E proprio su questo taglio sono scaturiti poi, alcuni mesi dopo, questi nuovi germogli che erano delle piccole foglie. Che erano dei piccoli germogli. E da questi poi è nato un nuovo asse che via via queste foglie, vedete come cosa fa, via via queste foglie diventano sempre più gialle perché naturalmente la crescita è apicale, le foglie vecchie ingialliscono, cadono e quando cadono lasciano queste caratteristiche anelli, vedete questi caratteristici anelli colorati, che è un po' la bellezza di questa pianta. Questi anelli via via si seccano e diventano sempre più una struttura rigida. Questi erano vecchi anelli di una crescita esattamente come questa. Nel corso degli anni la domanda più frequente che mi è stata fatta è quello esattamente di sapere, di individuare esattamente dove il punto di taglio, cioè il punto della potatura, dove andare a tagliare esattamente per non incorrere nella morte della pianta. Allora, in primis è difficilissimo farla morire, quindi il rischio non si pone. L'unico problema è forse fare questo intervento in periodi sbagliati. Adesso ci troviamo esattamente alla fine della primavera, quindi inizio dell'estate, e quindi questo sarebbe il periodo migliore per intervenire. Anche se si anticipa, forse è anche meglio. Però sono piante che sicuramente rimangono spesso in ambienti chiusi, quindi negli appartamenti, quindi il problema della tempistica non si pone.
Comunque, la cosa importante, fondamentale, è quella di andare a individuare sempre il punto in cui è possibile che ci sia un ricaccio. Quindi non dobbiamo andare qua in fondo, non possiamo permetterci di fare un taglio a questo livello, perché il rischio appunto che non ricacci è molto elevato. Mentre se noi ci poniamo sempre più in alto, dove ancora i tessuti vegetativi sono giovani, esempio qua evidente, vedete qua che c'è un germoglio nuovo, quindi vuol dire che in questa zona qui è ancora possibile tagliarlo. Quindi se io facessi un taglio a questo livello, è possibilissimo che asportando questa parte, diciamo, qua si riformino germogli uguali a questo, perché qui vuol dire che ancora l'attività meristematica che darà origine a questi getti è ancora molto potente. Adesso vi farò vedere esattamente come potare. Questa è una pianta che ho recuperato qualche anno fa e quindi non ho intenzione di potarla ulteriormente. Però vi farò vedere cosa ho realizzato dall'asportazione di questo materiale. Perché con l'asportazione, quando si fa questa potatura di ringiovanimento di una pianta adulta come questo, si ottiene tanto materiale. Questo materiale può essere tranquillamente impiegato come materiale propagativo e quindi da una pianta come questa, una pianta madre come questa, ottenere nuovi germogli e da questi, in condizioni particolari, riuscire a propagarli e a ottenere tante piante figlie. Adesso vi faccio vedere esattamente quello che ho fatto qualche anno fa tagliando dei germogli, cioè tagliando praticamente il materiale che ho asportato con la potatura. Gli assi che sono stati potati per abbassare la pianta mi hanno dato origine a queste due piante. Questo qua non è altro che il ramo che era nella parte apicale della pianta. Quindi io quando l'ho asportato avevo ottenuto questa grossa talea apicale. Mettendola in determinate condizioni di radicazione all'interno di un substrato e con l'ausilio anche di un ormone rizogeno, questa ha radicato e ha dato origine a una nuova pianta figlia. Esattamente come è successo qua. Queste infatti non sono che altro che delle piante figlie della pianta che abbiamo visto precedentemente, quella pianta adulta. Adesso, vedete, è in una condizione che non può continuare, perché si sta allungando e la caratteristica bellezza della yucca, del tronchetto della felicità, che possono essere yucca o dracene, questo da un punto di vista sistematico, il tronchetto della felicità sono piante che appartengono a queste due grosse famiglie, che hanno appunto questa caratteristica di avere queste foglione molto decorative e che sono quelle che vengono apprezzate da un punto di vista ornamentale. La pianta in questione, questa pianta figlia, deve essere a questo punto tagliata perché sta diventando troppo alta, sta sfilando. E una delle caratteristiche proprio della bellezza della yucca è quella che a un certo punto l'asse principale deve essere tagliato in modo che dal punto di taglio compaiano tre o quattro germogli e che diano appunto questa struttura a candelabro. Passiamo adesso alla parte della propagazione. Prima di parlare della parte propagativa e quindi di come realizzare una pianta figlia da questa pianta madre, vi voglio ricordare quali sono gli attrezzi che ci occorreranno per svolgere questa seconda parte del video. Innanzitutto abbiamo la pianta madre che dovrà essere potata e poi vedremo dove e come farlo e quando farlo. Poi occorrerà un ormone rizogeno, NIBA, l'acido endobutirrico, che vi ricordo per coloro che non fossero avvezzi a questa terminologia, è l'ormone, in questo caso artificiale, che serve a far implementare, ad aumentare la capacità
diciamo, di radicazione di questa pianta. Però questa operazione si può fare anche tranquillamente senza l'uso di questo materiale esterno. Questo è un ormone tranquillamente che potrete trovare anche all'interno, come diciamo, potete acquistarlo nelle agrarie o anche nei consorzi. Poi ci occorrerà un vaso dove andremo, diciamo, a mettere questo substrato, che sarà il nostro substrato di radicazione, dove metteremo la pianta figlia a radicare. È un substrato fatto per il 50% da torba e per il 50% da griperlite. Questo tipo di substrato così composto può essere facilmente trovato all'interno dei negozi specializzati, quali appunto agrarie, consorzi e anche in supermercati. Basta che sia substrato per propagazione o per semina, mi raccomando, perché deve essere tendenzialmente più fine per facilitare la radicazione. Perché vi ricordo che una pianta come questa radica nel giro di 1-2 mesi, se naturalmente siamo nella bella stagione. Questa operazione che vi farò vedere, questo del taglio, è esattamente quella che dovrete fare voi poi per recuperare anche una pianta adulta, perché il taglio funzionerà sempre nello stesso modo. L'unica accortezza che dovrete avere quando andrete a tagliare, a fare una potatura di ringiovanimento su una pianta vecchia, come abbiamo visto precedentemente, è quella di andare sempre a valutare bene il punto dove andare a tagliare. Perché su una pianta adulta dovrete cercare proprio gli ultimi centimetri, possibilmente. Se naturalmente è una pianta troppo alta, andate dove è più consono per voi abbassarla, in modo da facilitarvi appunto il compattamento stesso della pianta, no? Quindi comunque il taglio dovrà essere sempre fatto, diciamo, nel rispetto dei nodi. Il rispetto dei nodi è esattamente questi sono nodi, esattamente questi che vedete, che sono queste linee bianche, questi anelli, che sono la caratteristica anche ornamentale del tronchetto della felicità, in questo caso della yucca, sono praticamente le cicatrici di queste foglie che nel corso degli anni, via via che cresce, queste le perde, e vedete cosa succede. Se io faccio così, si formano questi anelli caratteristici. Io posso andare ancora, e ottengo ancora questi anelli. E qui sono sicuro, dato che c'era le foglie, qui c'è un tessuto meristematico. Quindi se io taglio qui, sono sicuro che qui ci sarà la nascita di nuovi germogli. Prima di iniziare le vere e proprie operazioni di taglio, vi ricordo appunto che per un fatto di sicurezza, dato che è una pianta che è, diciamo, ha una lamina in cui molto pericolosa e molto tagliente, è bene utilizzare sempre dei guanti di protezione, guanti da lavoro come questo. E poi vi ricordo che per fare delle operazioni di taglio in modo preciso occorrerà delle forbici come queste, le forbici classiche da potatura, e poi un coltello ben affilato come questo. Questo è un coltello da innesti, per riprofilare bene il taglio, in modo tale da favorire la cicatrizzazione, perché qui poi vedrete si formerà una sezione di taglio circolare che andrà, diciamo, un po' riprofilata per favorire la cicatrizzazione stessa. Solitamente poi, per favorire la cicatrizzazione, sarà buona norma utilizzare o cera, quindi della cera comunissima da mettere sopra, oppure un cicatrizzante che si può tranquillamente trovare in tutti i negozi di agricoltura, quello addirittura per inneste. Dotati delle nostre forbici, andiamo a eseguire il taglio, che è il punto chiave del video. La pianta è molto piccola e quindi noi dobbiamo in qualche modo impalcarla, quindi non possiamo avvicinarci troppo al colletto, dovremo almeno dargli una ventina di centimetri, quindi il punto più idoneo sarà a questa altezza. La cosa migliore da fare è ricordarsi sempre che questi punti qua sono punti, sono gli anelli che sono molto belli da un punto di vista ornamentale e decorativo, e sono il residuo di quelli che sono le cicatrici fogliari. Sono le cicatrici fogliari che la pianta via via che cresce perde e va in alto, perché questa ha una crescita apicale. Allora, il punto più idoneo che ho scelto è esattamente questo, vedete qua? Quindi io andrò a tagliare, mi raccomando, sopra il nodo,
questo è il nodo, qui è il nodo, quindi io taglio sopra, faccio un taglio netto, mi raccomando, forbici ben affilate e con una forza, diciamo, abbastanza sostenuta, tagliare in maniera netta. Ecco quello che è successo. Vedete? Questa sarà la nostra pianta figlia, che è questa, che poi metteremo a radicare. La pianta madre così ottenuta, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente da questi punti o anche da sotto si formeranno delle nuove iniziali di germogli che daranno origine alla classica struttura a candelabro della pianta. Questa che vedete in piccolo è l'operazione che dovrete fare anche quando farete una potatura di ringiovanimento su una pianta adulta. Naturalmente le proporzioni saranno diverse, la lunghezza naturalmente sarà diversa, ma le operazioni da fare e la sequenza delle operazioni che vi ho fatto vedere saranno essenzialmente le medesime. Passiamo all'operazione di profilazione, cioè riprofilare il taglio significa togliere tutte le escrescenze o se il taglio è venuto in maniera non corretta. Sicuramente quando andrete a operare su dimensioni di taglio notevoli, il taglio non sarà netto come ho fatto, dato le dimensioni. Quindi quando andrete a operare su una pianta adulta probabilmente non riuscirete bene a tagliarla tutta. Allora vi consiglio, se il diametro è, diciamo, di una certa dimensione, potete utilizzare anche un seghetto. A quel punto lì, allora, l'operazione di riprofilazione, di riprofilo appunto della sezione di taglio dovrà essere fatta e dovete andare con un coltello da innesto come questo a riprofilare tutta la sezione. Ora io qui non lo faccio, però bisognerebbe operare in questo modo, cioè togliere tutte le escrescenze, perché quando andrete a tagliare con un seghetto sicuramente il taglio non sarà netto ma sarà slabbrato. Allora la cosa migliore è riprofilare con un coltello. Questa operazione di riprofilazione del taglio consente la cicatrizzazione in maniera più veloce. Ora vedete il taglio, la sezione del taglio è aperta, qui potrebbe, diciamo, andare incontro a disidratazione. Quando invece siamo in presenza di un taglio come questo, allora è bene utilizzare una cera in modo tale da cercare di cicatrizzare, vedete, sto cercando di incerare il taglio. Questa cosa qui si può fare sia con la paraffina, poi con l'aiuto del coltello lo sto spandendo, ok? In questo modo io ho cicatrizzato la parte, cioè ho cicatrizzato, ho impedito la traspirazione, sarà poi compito della stessa pianta cicatrizzarlo. Nel giro di 15-20 giorni, a livello di questi nodi, che questi qui sono vecchie cicatrici fogliari, partiranno i nuovi germogli e daranno origine alla struttura classica a candelabro. Parleremo di taleaggio e quindi di propagazione del tronchetto della felicità, riprenderemo la nostra pianta figlia e vedremo come trattarla per farla radicare.